Signori e signori, buongiorno, 22 aprile del 2012, siamo qui alla Tutta Dritta, manifestazione torinese di notevole importanza. La podistica Torino è pronta con 153 atleti alla partenza, speriamo in bene. Per il momento manca circa un'ora e mezza alla partenza, il gruppo incomincia ad arrivare, come potete vedere, Giovanni Savina, abbiamo Salvatore Servidio, tutto il gruppo della podistica Torino, Mauro Fontana, Davide Lifani. Sentiamo subito un'impressione a Mauro Fontana, vicepresidente di questa società. Allora Mauro, come prevedi la giornata in termini di numeri? Mi sembra 153, ho detto, è giusto? 153 iscritti, record per la podistica Torino in una gara sociale ufficiale. Direi che abbiamo già vinto. Abbiamo già vinto. Direi che abbiamo già vinto. Davide. Ciao a tutti, oggi bella giornata, si prevede una grande partecipazione, e vinca il migliore, eh? Ciao a tutti. Okay. Abbiamo qui Marisa Parolo, è nostra, non riusciamo perché fa poche gare, però è sempre un piacere averti qua con noi. Una tua impressione sulla gara di stamattina e poi in generale su questa tua esperienza alla podistica Torino? Allora, sono molto contenta, siamo il gruppo più numeroso di Torino? Oggi sì. Perfetto, siamo bravissimi, fortissimi, io no, non mi esprimo perché ho 2 ore di sonno sulle spalle, già vado piano solitamente, quindi insomma speriamo di fare un bel risultato. Beh, la giornata è bella, al massimo facciamo una bella passeggiata e esatto, via. Esatto, farò così. Speriamo ci sia la navetta che ci riporta indietro, perché non faccio un passo in più. In bocca al lupo. Signori, grazie, siamo qui con Luigi Chiavera, padrone della nostra... No, niente? Io sono il presidente, non sono padrone di niente. Presidente della Tutta Dritta, gara famosissima in Torino. Un'impressione? Ma saremo in tanti, la fortuna è che c'è anche una bellissima giornata, quindi sarà una grande festa, un modo per fare... conoscere Torino in Italia, in Europa, saremo in televisione, ci sarà il TG1, facciamo una bella cosa, una bella festa. Bene, bene, per noi è sempre un grande onore partecipare alle tue gare, perché comunque sono ben organizzate e vediamo che abbiamo un grandissimo gruppo, oggi siamo 153 iscritti, è una bellissima giornata, speriamo che vada tutto per il meglio, Luigi. Ma io sono sicuro, grazie delle vostre iscrizioni, della vostra partecipazione, è un onore per me e quindi noi ovviamente facciamo questo perché i gruppi della nostra città e del nostro territorio partecipino, abbiamo gente che arriva dalle varie parti d'Europa e questo è un motivo di grande orgoglio. Complimenti. Grazie. Grazie. Sei alla tua prima partecipazione? Seconda, dopo la Strada Torino di 2 anni fa. Non sono proprio un agonista, però. Beh, però già hai fatto. Un gruppetto di amici. Beh, veniamo già... qui, ci divertiamo. Dove arriviamo, arriviamo. E questo è lo spirito giusto. E noi, infatti, la nostra società, soprattutto, è proprio per queste cose di gruppo. E per te, penso che sia già una vittoria. Ah, certo, sicuro. In bocca al lupo. Crepi, ciao. Ragazzi, posso un attimo? Ma io mi vergogno. Dai. Ho visto una bella foto di gruppo. La vostra prima partecipazione? Ossia, no. Altre. Ecco. Lo facciamo volentieri, anche se il costo è un po' eccessivo, rispetto alle gare che facciamo normalmente in altre, diciamo, gare. Altre gare agonistiche. Di Torino, agonistiche. Però lo facciamo volentieri perché c'è una parte che viene devoluta in beneficenza e quindi noi siamo molto sensibili podisti per queste cose che riguardano, diciamo, aiutare gli altri più sfortunati. Complimenti, beh, questa è già un'ottima cosa, poi la giornata è bella, quindi sì. Almeno ci divertiremo come al solito. In bocca al lupo. Grazie Crepi. No, perché qua bisogna capire se siete tifose o siete atlete che state arrivando. Ma secondo lei? Ah, ecco, non avevo visto, bene, bene. Vostra prima partecipazione? No, la seconda. Come va? Bene? Vi è piaciuta la prima? Sì, molto. Ottima esperienza? La prima per me. Benissimo. Anche questa è una cosa molto bella. Complimenti. Grazie. E per te? Ah, io guardavo. Per me è la seconda. Ah. Sì. Come ti senti?
Meglio, perché l'altra volta era dicembre e faceva un po' freddo. Oggi il sole almeno ci scalda un po'. Va bene. In bocca al lupo, eh. Ah, la maglia! Ah, la maglia. No, non c'è. La maglia è cos'è? Aspetta, vediamo, aspetta, vieni. Spiegaci un po' questo. Maglia. Bienvenia Chieri! Complimenti! Gorilla, bravi ragazzi! Siamo a palestra Gold Gym, numeri uno! Bravi, complimenti! Grazie! Avete quanti, che gruppo, quanti siete? Siamo un gruppo della palestra Gold Gym di Riva, siamo in 39, speriamo di fare una bella gara! Cavoli! Già essere qui un gruppo così numeroso! Meraviglioso, bello spettacolo! Complimenti bello. Ragazzi, bravissimi. Grazie. E in bocca al lupo a tutti! Grazie. Abbiamo anche un bimbo! Complimenti, quanti anni hai? 11. È la tua prima volta? No. Ah, corri già da quanto? 2 anni. Complimenti, è il papà. Grande sfida. Bravo. Oggi grande sfida tra lui e il signor Alfredo del Gorilla. Io punterei su di lui. C'è una grande cena per tutti. Bocca al lupo a tutti. Grazie. Scusa. Possiamo? Ciao, è tua prima partecipazione? Sì, è la mia prima partecipazione. Lo vedo dal volto. Sì, sono un po' tesa, Vabbè, comunque vivila come una buona esperienza, penso che sia già un bel traguardo. Sì, sicuramente, infatti sono entusiasta e nello stesso tempo curiosa. Molto bene, il fatto di essere già qui a rappresentare comunque... E questa gara in un modo così penso che sia già una bella vittoria. Sì, infatti, per me è un mettermi alla prova e spero bene. In bocca al lupo. Grazie mille, ciao. Allora, ti vedo un po' teso. No, non abbastanza, insomma. Tranquillo. È più il freddo che adesso da recuperare, ma va bene. È la tua prima esperienza? Sì, una delle prime, ho corso raramente, quindi per questo insomma un po' di... Qual è la cosa che ti ha fatto avvicinare al mondo del podismo? Ma il fatto di potermi tenere in forma facilmente è uno dei modi più semplici che ho trovato per mantenere un po' di forma, facendo un lavoro tipo impiegatizio voglio recuperare un po' di forma fisica, quindi è passata una leggera forma di agonismo, insomma, amatoriale, che mi aiuta appunto anche a distrarmi, a stare meglio in forma. Complimenti. Grazie. Bocca al lupo. Grazie. Sibona, la sua prima gara è un neonofito. No, ti abbiamo cuccato così, io volevo che lasciavi un'impressione sulla giornata. Giornata, il tempo più bello non si poteva avere, fa anche un po' fresco, c'è il sole che inizia a scaldare, quindi speriamo tutto bene, siamo tantissimi anche oggi. Oggi abbiamo battuto il nostro record, alla fine 153, quindi... 153, benissimo, è anche il record della manifestazione, penso. Sono tantissimi. È vero, aspettiamo ancora tutte le cose, i dati ufficiali, però penso anch'io. Benissimo, sono contento. In bocca al lupo. Grazie mille, anche a voi. Ciao Renzo. Allora, è con piacere, dimmi. Ecco qua abbiamo Renzo Fallarini, presidente della Podistica Tranese. E un'impressione su questa manifestazione? Una bella manifestazione, quella che sta crescendo di anno in anno. Bella giornata, è una corsa unica nel suo genere e vedo che tra l'altro adesso ho visto che la fanno anche a Sanremo, quindi praticamente verrà ripetuta. La Tranese è sempre presente. Siamo presenti, abbiamo messo in campo anche la nostra punta di diamante che è Slimani Kaddour, che dovrà vedersela con un certo Gualdi, vediamo un po' chi la spunta, comunque vada e sarà una bella manifestazione, un bel giorno di sole. Poi, come voi sapete, per me è il pane domenicale per me questo. Quindi... Certo, ormai sei anche conosciuto a livelli, penso che sei uno dei veterani del podismo torinese. Ormai. Diciamo che ormai sono praticamente dal 1974 che sono partito con il podismo amatoriale e sono ancora qui, spero. Oramai l'ho sposato, di conseguenza a meno di cataclismi dovremmo sempre continuare su questa strada, ma soprattutto cercare di far correre la gente, perché ho visto che con il sistema attuale, anche con la sanità che praticamente ci guadagna se la gente ci corre perché si sta meglio, si consumano meno farmaci,
e oltretutto i ragazzi e i giovani riescono a stare un po' più tranquilli. Che poi è lo spirito che cerchiamo anche noi della Podistica Torino di trasmettere ai nostri atleti, e vediamo che appunto riusciamo sempre ad avere dei buoni risultati. Infatti io sono sempre praticamente convinto che ci dovrebbero essere altre società come la vostra, vero, che vero. Praticamente promuovono il podismo e facciano questi numeri, perché non è, ci vanno anche quelli che vanno forti, certo, ci vanno certo. I big, però io apprezzo molto quello che arriva ultimo, e noi ce l'abbiamo nella nostra squadra. Ne approfitto per lasciarti questo volantino qua, che è una corsa che c'è promozionale nell'area Riva d'Avigliana, è una campestre per far vedere una nuova area che vorremmo far diventare parco pubblico ad Avigliana. Te ne lascio uno. Grazie Renzo, in bocca al lupo. Grazie a voi, ciao. Un po' di tensione pre-gara. No, dai, tranquillo. È la tua prima esperienza? 10 km sì, è la mia prima esperienza, ci proviamo, dai. E beh, sicuramente sarà un'esperienza piacevole per il fatto della giornata, della gente. Sicuramente, per fortuna direi che anche il tempo ci aiuta, c'era questa incognita e quindi giornata bellissima. Complimenti. Grazie. In bocca al lupo. Crepi, ciao. Buongiorno. 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 Che numero di tutta dritta? 104. 104. E quante ne hai fatte? Di tutta dritta? Sì. Penso 5 o 6 edizioni. Complimenti. Grazie. Oggi come ti senti? Ma è la prima gara di rientro dopo un periodo di recupero per un intervento, quindi direi bene, contenta. Vabbè, allora tanto in bocca al lupo per te e buona gara. Grazie, grazie mille, arrivederci. Pre-gara ormai dalle facce, no? È un allenamento. Allora forse faccio ancora magari per la notte appena passata. No, neanche. Ci vedi tesi? Un po'. No, tranquillo. Affrontiamo una passeggiata. Dobbiamo aspettare un'ora, ecco. Bene. Solo è la vostra prima edizione o avete fatto altre? Sì. Per me sì. Per me è già la seconda. La passeggiata. Corriamo, non facciamo gare, ma corriamo. Ma è sempre bello rimanere poi sempre insieme a tanta bella gente, quindi penso che la corsa sia anche un motivo per trovare poi queste sensazioni. Certo. Come mai vi siete avvicinati al mondo del podismo? Qualcosa in particolare? Così, per fare qualcosa che sia un poco impegnativo sotto l'aspetto di tempo, ben preciso. Quando abbiamo un attimo di tempo andiamo a correre. Per divertirci a tavola soprattutto, dopo. Per festeggiare, giusto? Va bene, in bocca al lupo ragazzi. Quello sempre, vero. In bocca al lupo voi per la vostra gara. A lui non si vede però. Bene, allora anche io e il cameraman Max Liberati ci avviamo verso la partenza e diamo un appuntamento, un arrivederci a Stupinigi. E vedremo poi di raccogliere altre impressioni di questa splendida giornata.